Come dico ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Go Vacation. Nell'episodio di oggi penso che andremo proprio a provare il Resort Neve, un resort che mi avete chiesto di provare, anche insieme a quello città. E andiamo a giocare durante... facciamo un giorno, dato che comunque è giorno oggi, quindi mentre registro. E mi piacerebbe giocare così, anche se in realtà quando io giocavo su Pokémon Argento non vedevo l'ora che diventasse notte. Ma vabbè, perché lì c'erano determinati Pokémon che si potevano trovare soltanto durante la notte, quindi mi sembrava l'idea migliore. Cavolo, il caricamento è bello lungo in sto gioco, è davvero... certe volte mi stupisco di quanto possa essere lungo, ma vabbè. Oh, pendio coniglio! Snow Resort. Mamma mia, le texture. Sembra di guardare Monster Hunter sulla PSP o sulla, appunto, sulla Wii. Ci sta. Questo è Resort Neve. Qui a Resort Neve ti proponiamo lo sci, lo snowboard, la motoslitta e lo snow tubing. Tanti modi diversi di divertirsi sulla neve. Ok, ora ci sono tanti modi nuovi per divertirsi. Presto ogni angolo dell'isola Kawaii sarà accessibile. La collezione adesivi Kawaii non è ancora finita. Perché non provare a collezionarli tutti? 20 adesivi raccolti sono un ottimo inizio. Collezionarli tutti non sarà un problema. E ora per la collezione adesivi Kawaii la prossima attività è palle di neve. Ok, vediamo innanzitutto che mezzo di trasporto usare per muoverci. No, mi fa fare queste cose. Ma a me non piace. Non mi piacciono. Perché... no. Non mi piacciono. Li voglio cambiare, raga. Li voglio cambiare. Voglio cambiare. Ok, ragazzi, ho lo snowboard. Non aspettavo altro. Ma che diamine? Ma stai attento, dai. Ma che imbecille. Ma guarda un po' te questo. Vediamo se si possono fare... oh, si possono fare le acrobazie. Vai, 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 vai. Sì, una bomba, una bomba. Perfetto. Andiamo a fare l'attività comunque. Palle di neve. Wow, non mi stanco mai di giocare a palle di neve. È un peccato che non ci sia ancora il mio fratellone. Sai, si lamenta sempre del freddo. Quindi è andato al Resort Mare. Giocando a palle di neve però ci si diverte un sacco e ci si riscalda. E ti confesso un segreto. Farà anche il duro, ma in realtà è un piagnucolone. Odia perdere più di ogni altra cosa. Ok, allora, lanciare palle di neve usiamo A, fare palle di neve B ripetutamente. Quindi suppongo che sia molto simile alle pistole ad acqua. Sì, quel giochino lì era molto molto carino, possiamo dire così, è abbastanza carino, non mi è dispiaciuto. Nel prossimo episodio proviamo anche il resort montagna. Oddio, che grafica balorda. Vai, 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 vai. Dai, me la fate fare la palla di neve. Ok. Ah, ma non c'è bisogno di farla, ne ho ancora un po'. Ma devo sopravvivere, tipo. Dai che così capo. Mamma mia. Corri, corri, corri. Oh, cacchio. Mi stanno massacrando. Ma è bellissimo. No, aspetta, la massa... no, dai, levati, infamone. Ok. No, mi ha buttato giù. Dai, dai, riprendi. Perché è successo questo? Fa morire. Posso disturbarli? No, io voglio che vinca il tipo, quello biondo. Ok, fine. Quindi ha vinto il biondone. Mamma mia, questo gioco è difficile. Sembra stupido, ma è difficile. Quindi adesso sono terzo. Non me lo dà lo sticker, vero? Chiave. Man mano che il tuo livello giocatore cresce, otterrai delle chiavi che puoi utilizzare nell'area residenziale. Cioè, per aprire le cose. Divertente. Sempre meglio giocare in tanti. Quindi torna presto a giocare con. Ah no, l'adesivo me lo danno a prescindere. Ok. Il prossimo che mi consiglia è slitta. Ci sta. Però posso da snowboard. Ora mi metto la moto slitta. Lo preferisco adesso perché è più veloce. Lo snowboard, a differenza dello skateboard, non è così veloce. Oh, ma cavolo. È parecchio lontano. Oh, porca miseria, ma è una figata. Oh, cavolo. È bellissimo da usare. Non me l'aspettavo così bella. Comunque, arrivo lì e ci vediamo. Arrivato. Ehi, tu ragazzo, qui puoi darti alla slitta, gareggiando con un cane. Nella slitta è importante mantenere l'equilibrio e capire il cane, essenziale su quelle colline ripide. Sai, quando ero giovane mi chiamavano la regina della slitta, sono ansiosa di vedere come vai. Quando appare l'icona, premi A ripetutamente, mentre sinistra e destra. Ok, quindi devo... è il momento giusto per utilizzare Claudio.
E non vedo l'ora di utilizzare perché il mio cane si chiama Claudio. Ok, la pista sembra abbastanza interessante. Ah no, ma c'ho Orazio. Perché non ho Claudio? Non ho Claudio. Ma io voglio Claudio. Sembra bello. Sembra bello. Una cosa che mi piace da morire di questo gioco sono comunque le musiche. A mio parere le migliori. Ok, acceleriamo. Non posso saltare in questo gioco. Questo è un problema. Ah! Smooth, smooth. Ci stanno benissimo. E adesso acceleriamo. Corri, corri, corri. Corri, doggo, corri. Ok, ho la derapata assistita, fammi capire. Non ha senso sta cosa che c'ho la derapata assistita, eh. Ma siamo quasi arrivati di già? Cioè, non vedo la mappa. Questo è un problema. Poi acceleriamo di nuovo. Tra l'altro sarebbe stato bellissimo se avessimo potuto saltare, ma non possiamo. Quindi, déjà vu. Che bomba, driftando. Troppo logo Pokémon, troppo logo Pokémon. I colori sono troppo Pokémon. Ok, questo è un buonissimo record. Sono sicuro che potrei batterlo facendo una nuova gara. Comunque ci sta. Oh, com'è andata? Non è facile come sembra, eh? Per questo che è importante capire il cane. Ci vuole tempo. Ok, il nostro nuovo record. Adesivi mancanti per collezionarli tutti. 23. Solo 23. Praticamente poco più del doppio. Gara sulla neve è praticamente la prossima che mi viene consigliata. Cosa intendiamo per gara sulla neve? Cioè, è troppo generico. Oh, ma siamo. Non dico arrivati, ma grosso modo ci siamo. Quindi dai, facciamo il giro da questa parte, così siamo a posto. Tra l'altro sto adorando il fatto che posso fare acrobazie anche su questa. Però a volte non è così facile. Cioè, se ne fai due ci riesci. Il terzo lo fa soltanto in determinate circostanze. Vai. Infatti. Però tutto in retromarcia, dai. Ci piace comunque la retromarcia. Tra l'altro la motoslitta è una bomba da usare. Però tipo non gira a 360. Gira un pochino. Che, ok, va bene, però. Aspetta, non vedo più. È una mia impressione, non vedo più il tizio. Cioè, era qui. Ah no, eccolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Oh, cacchio. Oh, non riesco a girare. Oh, eccolo qua. Gare sulla neve. Ah, snowboard e sci, ok. Perfetto. 5 secondi per unità per ogni paio di bandiere saltato. Porca miseria. Cercherò di stare attento, però 5 secondi sono tantissimi, ma che diamine. Sfreccia più veloce del vento sulle puste. Sulle puste. Sulle piste con gli sci e con il tuo snowboard. Ok. Passa tra le bandiere in fila al traguardo. Ma io volevo usare lo snowboard. Perché non me lo fai usare? Ok, è interessante. Non mi sembra così difficile, francamente. Uno, due, tre. Comunque girare in aria pericolosissimo. Non fatelo. Forse l'idea peggiore di sempre. Ah, vedo già il traguardo, grosso modo. Ok, questa è la strada giusta. Sì, mi pare che sia quello il traguardo. Arrivato! Ho preso tutte le bandierine. Ci stava tantissimo questa acrobazia finale. Vabbè, qua c'è il replay. Adesso mi dirà sicuramente il nuovo record. Oddio, che brutto il balletto nella neve. Sì, infatti, sbagliate. Zero, come vedete. Non ho sbagliato nemmeno una. Perché io sbaglio praticamente i minigiochi semplici. Ma poi quelli difficili, tra virgolette, vado bene. E non capisco il motivo. Tipo, quello delle torte è semplicissimo. Poi all'ultimo mi sono perso. Ok, abbiamo finito anche questo. Vai, ultimo minigioco interessante, penso. Non so se non ce ne siano altri interessanti. Trick motoslitta, praticamente. No, ho messo gli sci. Ho messo gli sci. Oh, eccomi qua. Sono arrivato. Praticamente ci ho messo, boh, 6 minuti circa ad arrivare qua sopra. Perché avevo gli sci. Ho provato a salire. Ma a un certo punto gli sci non collaboravano. Cioè, non mi faceva più salire. Quindi sono dovuto riscendere. Dopo aver preso, tra l'altro, la funivia. E quindi mi sono trovato in crisi, in una crisi pazzesca. Non sapevo cosa fare, assolutamente.
Durante questo tragitto potevo fare 8000 trick, ma vabbè. Ok, non so quanto io abbia fatto. 111 con un salto. No, dai, potevo andarmene. Mi ha bloccato. Scriptato male. Praticamente tutto sto casino per un minigioco semplice e anche un po' stupido. Mi sono rimasto male. Cioè, era tutto qua. Ok, io praticamente sto facendo tutti gli screenshot dei tesori, perché il gioco ogni tanto mi fa vedere i tesori. E quindi, cioè, è comodo. Piano ma inesorabilmente inizia a migliorare. Grazie. Me ne mancano soltanto 20, 21 per collezionarli tutti. Che bomba! Il prossimo è snow tubing. Se non hai mai usato uno snow tube, fai un po' di pratica prima di giocare. Cos'è lo snow tube? Guarda, c'è scritto qua snow tube. Vediamo cos'è. No, ma stai scherzando. Io come faccio ad arrivare fino a su? Non posso arrivare fino a su, è questo il problema. Ok, ciao bello. Dov'è la tizia? Così cambio e metto altra roba. Eccomi, sono arrivato al campo rosa. È stato un po' problematico, però grosso modo ce l'ho fatta. Ok, scendiamo dalla motoslitta e andiamo a parlare con te. Hai visto che gli snowtube sembrano delle ciambelle? Ti chiedi che sapore abbiano? Scommetto che pensi che stia esagerando. Beh, ti sbagli, la mia è solo curiosità. Allora, con Y acceleriamo, mentre con lo stick andiamo a curvare. Standard. Allora, snow tubing, una partita bowling o una corsa? Non importa, salta sullo snow tube e divertiti. Quindi devo semplicemente correre. Fai cadere i pupazzi di neve. Ok. Ah, ma tipo... Oh mio Dio, ma siamo seri? Siamo seri? Questo è strike, me lo sento. Ok, immaginavo. Sono un king. Quando si tratta di questi giochi sono troppo un king. Ok, me ne fai fare un altro? No, perché voglio fare strike a manetta. Voglio solo fare strike. Quindi praticamente se io continuo a fare strike ho vinto. Fatemi capire, così? Quanto devo farne? Un bel po', eh. Eh sì, 1, 2. Bam! E dai, ti ho toccato. Non è vero, eh. 9 giù. Dai, l'ho toccato, che sfiga. Dovevo curvare leggermente a sinistra. Credo di aver capito qual è il trucco per fare sempre strike costantemente. Ah no, è semplicissimo. Non devo fare nulla di troppo complesso. Ah, ecco cos'è. Guarda, 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 guarda. Boom. Oddio. Sono sceso di brutto. Porca miseria. Non mi aspettavo una curvata così improvvisa. Ma è pericoloso, eh. Un altro strike, me lo sento. Un altro strike. Me lo sento. Me lo sento. Vai, questo è strike. Troppo un king. Chissà quanto facciamo di punteggio. Questo è il più divertente, secondo me, in compagnia. Per adesso è il più divertente. Mi sembra il più... Wow. Abbiamo vinto! Ho fatto un bel po' di punteggio. Nulla di... Bowling, fai più di 30 punti. Oddio, una stellina. Ho fatto 60 punti comunque, che sono abbastanza. Ho fatto grosso modo sempre strike 9, strike 9, strike 9. Fai scoppiare i palloncini e accumula punti. Ok. Piacere di rivederti, come ti sembra lo snow tubing? Perché non giochiamo ancora un po'? Ok. Quindi adesso me ne mancano 20. Siamo esattamente a metà. Quasi. No, di più. Gare motoslitta. Ok, gare motoslitta è la prossima. Ma lo facciamo nel prossimo episodio, credo. Poi andremo direttamente nel resort montagna, perché ci mancano tutti quei minigiochi. Quindi che dire, possiamo chiudere qua questo episodio. Ci siamo divertiti un botto. È stato interessantissimo fare tutte queste cose. Aia. Io come sempre vi ringrazio per essere stati qui con me. E sto cercando di capire come scendere giù a montagna, anche se non devo scendere giù dalla montagna. Quindi risaliamo. In ogni caso ragazzi, mi raccomando, con i mi piace, fatemi sapere se volete vedere il resort montagna o altri minigiochi qua sul resort neve. Resort neve, sì. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.